Io le richieste ce ne saranno perché a volte ce ne sono un po' da tutte le parti, adesso in Francia, Stati Uniti, la Bosnia, Germania, poi chi mi cura fortunatamente tutta l'organizzazione che io non ho assolutamente più il tempo se non di fare i miei giochini, è mia moglie e mia figlia che sono indispensabili a sostenermi, a farmi vivere, a farmi diciamo organizzazione e tutto quello che bisogna fare, quindi se volete dire dove vanno le foto dovete chiedere a loro, per fortuna perché io non ho più il tempo, io sono già perso per 86 anni e certo mi risparmiavo e vedo come mi pare senza condizioni. Se riesci a vivere la vita come ti piace viverla, è già un risultato, Certo. no? E io ho scelto di vivere la vita con la fotografia a 40 anni, e la mia vita è cominciata a 40 anni, con tanti fatti, non solo quello della fotografia. Perché ho maturato che quello che conta non è quanto vivi, è come vivi. E allora io avevo un'attività commerciale che mi rendeva benissimo, ho scelto un rischio al posto della sicurezza, che era il mio lavoro commerciale, il rischio di andare nella fotografia, ma il rischio di vita e la sicurezza è morte. Questo è un mio pensiero che lo condivido perché lo vissuto e so che ne vale la pena. Se non battete le mani non siete d'accordo.